Wabalabadabdab e bentornati su No Mamma Ammazzo e buon Natale soprattutto. E per l'occasione parliamo di Dylan Dog Old Boy numero 4 con due storie a tema natalizio o quasi natalizio dal titolo Il Natale Infinito e Per pagare e per morire. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi sempre a tutti i miei social che vedete qua in sovraimpressione, di attivare la campanella delle notifiche per il mio canale YouTube, di condividere il video con tutte le persone che conoscete che amano il Natale e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questo Old Boy numero 4. Cominciamo con la prima storia, Il Natale Infinito, scritta da Alberto Ostini, disegnata da Piccato, Riccio e Santaniello. Spero di averli pronunciati tutti benissimo. Il fumetto mi ha ricordato vagamente Eterne Stagioni, uno dei primi numeri di Dylan Dog che ho recensito. Vi metto qua nelle schede, magari anche in descrizione, anche se qui è un po' diverso, cioè qui non c'è un susseguirsi veloce di tutte le stagioni, quindi l'inverno che va e che viene velocemente, ma c'è proprio un eterno inverno, un eterno Natale. Da questo punto di vista la storia sembra che ci butti in una sorta di paese delle meraviglie, tutt'altro che piacevole, dove tra l'altro Groucho interpreta benissimo la regina di cuore in questo caso. Vediamo la madre di Block, vi ricordo sempre che siamo nell'Old Boy, quindi Block non è il padre adottivo di Dylan Dog, è semplicemente un suo caro amico, un suo ex capo, dato che Dylan Dog ha lavorato a Scotland Yard. È esilarante vedere il rapporto che c'è tra la madre di Block e Dylan Dog e Groucho, che non la sopportano, e se Dylan un pochino lo nasconde con il suo solito fascino, Groucho proprio ci va giù pesante. È proprio dalla madre di Dylan Dog che parte lo sviluppo di questa trama, perché per Natale, dopo il pranzo natalizio, dopo la cena natalizia che dir si voglia, porta un bellissimo gioco preso in uno strano negozio che noi conosciamo. Che ricorda molto Jumanji come gioco, però li trasporta non nella giungla, ma in un mondo dove c'è appunto il Natale infinito. In questo Natale infinito pare che festeggiare sia legge e non avere uno spirito natalizio sembra sia un reato. E come spirito natalizio non mi riferisco a quello spirito che alberga nei nostri cuori, che possiamo trovare alla fine di ogni film natalizio sul vero significato del Natale, ma mi riferisco proprio all'aspetto più formale del Natale, fatto di frasi fatte, di auguri obbligati, dove c'è un sacco di forma, un sacco di ornamenti e nessuna sostanza. A questo Natale e al Natale più consumistico, più sfarzoso, Dylan si oppone e ovviamente viene tacciato di essere un criminale, di essere un terrorista. E proprio per questo vediamo una delle vecchie fiamme di Dylan Dog, forse la più importante, per me una delle più importanti sicuramente, in questa realtà alternativa. E proprio per questa presenza di questa sua vecchia fiamma, Dylan Dog quasi sul finale non vuole andare via, non vuole lasciare questo Natale infinito, per quanto sia un mondo comunque odioso. Cosa carina è che vediamo di nuovo un Groucho cattivo. A questo giro penso proprio che sia un caso, che non sia uno dei tanti tasselli messi lì, però dopo averlo visto nel ciclo 666, dopo averlo visto in Groucho II, nel sogno un po' che fa in cui si comporta un po' alla Deadpool, un po' alla Punisher, è piacevole vedere ogni tanto questi schizzi di follia di Groucho. L'importante è che siano dosati bene, per ora sono dosati bene. Se la cosa diventa ovviamente continua in ogni numero, o ci portano davvero a un Groucho cattivo, oppure diventa un po' ridondante, però per ora lo stanno dosando bene. Devo dire che delle due storie, quella che mi è piaciuta di più è proprio quella di cui ho appena parlato, ovvero Il Natale Infinito. In generale mi è piaciuto perché è una storia più natalizia, mentre l'altra non parla proprio di Natale, ma ci ricorda Scrooge per un semplice motivo, ovvero che cita apertamente Scrooge McDuck, ovvero Paperon de Paperoni, e tutta la combriccola di Paperi che possiamo vedere nelle storie disneyane. La prima storia rispetto alla seconda mi è piaciuta di più anche come disegni, però devo dire che non c'è stile migliore di quello di Gerasi per allontanarsi il più possibile dalla storia disneyana che ha voluto scrivere Tito Faraci. In questo modo vediamo i personaggi disneyani proprio storpiati totalmente dai disegni, ma anche dalla stessa storia, in cui, come dice Franco Busatta in questa presentazione, che è il curatore dell'Old Boy, bisogna un pochino andare oltre queste smaccate citazioni per concentrarsi sul rapporto padre-figlio, su uno dei rapporti padre-figlio più abusanti che abbiamo
quantomeno che io abbia mai letto, Per pagare e per morire. Questo è il titolo della seconda storia, appunto scritta e sceneggiata da Tito Faraci e disegnata da Sergio Gerasi. Ora mi do allo spoiler più completo per farvi notare tutte le citazioni di questa seconda storia. Innanzitutto la storia si apre con dei detenuti che pare escano da una fossa e in realtà stanno cercando di entrare nella fortezza di questo Scott McDuck, che non è altro che Scrooge McDuck, ovvero Paperon de Paperoni. Questi ladruncoli, che sono vestiti apertamente come la banda Bassotti, vengono chiamati i fratelli Bixby, che in inglese la banda Bassotti è Beagle Boy, quindi fratelli Bixby. Sono tre, sono col cappellino, sono con la classica casacca, la banda Bassotti, con tanto di quattro dita. Viene giustificata questa cosa perché Scott McDuck li ha torturati, li ha menomati, rimuovendo loro i mignoli, quindi citazione al fatto che i personaggi della Disney hanno quattro dita e non cinque. Abbiamo Sandy, che è palesemente la strega Amelia in tutto e per tutto nel suo look, a parte il becco è esattamente la strega Amelia. Abbiamo i chiamati tre figli di Scott McDuck, che in realtà sarebbero i nipoti di Paperon de Paperoni, che sono Skit, che sarebbe Paperino, Glenn, che sarebbe Gastone, e Dick, che sarebbe Paperoga, tra l'altro personaggio tutto italiano, correggetemi se sbaglio. Da notare anche l'assonanza tra Dick e Duck, e anche il fatto che hanno messo a Paperoga il nome Dick. Dick è anche un insulto che vuol dire un po' cazzone, diciamo, in inglese, quindi Paperoga, che è quello un po' più squinternato dei tre, hanno messo questo nome un pochino col doppio senso. Abbiamo anche Hart, che è l'inventore di Scott McDuck, che è palesemente Archimede Pitagorico. Abbiamo l'amuleto, che non è altro che la prima moneta guadagnata da Paperon de Paperoni, che Amelia, Sandy, a tutti i costi vogliono rubare, vogliono impossessarsi. E abbiamo anche un cameo di Paul Rotten, che non è altro che Cuor di Pietra, Fame d'Oro, eterno rivale di Paperon de Paperoni. Poi abbiamo robottoni alla DuckTales, che vediamo fabbricati da Archimede, oppure che comunque omaggiano i robottoni visti nella serie TV DuckTales. Purtroppo, epilogo finale di questo Old Boy, che se siete arrivati fino a qui è perché lo avete letto, quindi spero di non spoilerarvi nulla, vediamo appunto questo rapporto padre-figlio che si evolve nel peggiore dei modi, ovvero Paperino uccide suo padre, uccide Paperon de Paperoni, non per mettere fine a questo regno di terrore e creare un nuovo regno basato sulla giustizia, dato che Paperino dei tre era quello con un pochino più di speranza, un pochino più di cuore rispetto agli altri due fratelli, ma semplicemente diventa cattivo come Paperon de Paperoni, diventa a sua volta uno Scrooge. Lo vediamo che mette il cappello a cilindro e inizia subito a cambiare carattere, a diventare come il padre e a dare ordini. Peccato, però non si poteva avere di meglio da una storia di Dylan Dog. Entrambe le storie sono molto favoleggiate, sono molto fiabesche, però se pensate che non vadano bene per Dylan Dog, vi ricordo che Dylan Dog tra i primi numeri ha conosciuto anche i conigli rosa che uccidono, e non li nomino a caso i conigli rosa che uccidono perché vorrei farvi notare una cosa. Io in uno degli scorsi video, se non l'avete visto ve li metto qua in descrizione, vi metto la playlist di Dylan Dog, avevo detto che questo Dylan Dog da Halloween, il Dylan Dog Old Boy, sarebbe diventato a tema stagionale. A ottobre era tema Halloween, a dicembre a tema Natale, chissà a febbraio se non sarebbe stato a tema Carnevale. Ci sono andato molto vicino perché tra due mesi uscirà una storia Old Boy a tema San Valentino. Questo significa che tra due mesi ancora, quindi tra quattro da oggi, uscirà l'Old Boy di aprile. E quindi cosa sarà? A tema Pasquale? Può essere che quindi rivedremo i conigli rosa che uccidono? Sarebbe molto carino se vogliono tenere questa linea di stagionalità, diciamo, nell'Old Boy. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi due numeri, fatemi sapere come state passando il Natale. Vi ricordo che se siete interessati a questo mondo di papere, a questo mondo Disney, io davvero non ne so assolutamente molto, vi consiglio anche qui in descrizione, magari qua nelle schede finali, anche di seguire il canale di Rob McQuack, che è espertissimo in paperi e Disney, e il nome potrebbe un po' tradire questa sua esperienza. Come sempre, ragazzi, con l'inchino e con l'imbuto io vi saluto e vi dico buon Natale e arrivederci nel prossimo video.
Storie di Dylan Dog. Ma che bel Dylan Dog, old boy. Ogni bimestre è una nuova storia.